per fare questo domani si poteva fare perché c'è la luna, guarda. Abbiamo detto lo facciamo quando la luna è piena e ci è arrivato a Firenze. Abbiamo scoperto tutto del Viola Park, ma manca la cosa più importante, il nome che daremo a questa struttura. Stasera si verrà, no? Noi non vediamo l'ora, lei è un po' emozionato? Sì, ma sono vivo ancora, no? Ah, ok, va bene. Allora, siamo pronti per anche le domande dei nostri giornalisti. Ma state vedendo, così non mi ammazzate. Andiamo un po' indietro, per favore, scusa. No, no, va bene. Ok, grazie. Partiamo. Presidente, domani l'esordio, appunto, la primavera, l'emozione di questo momento e l'emozione che si immagina domani. Sì, per domani grandissimi, no? Perché abbiamo lavorato quasi due anni e mezzo qui, no? Dal primo giorno che abbiamo dedicato quell'ulivo là di 200 anni, sono passati due anni e mezzo. Ma va bene, io non faccio nessuna critica a nessuno, perché come hanno detto qui a Firenze è una cosa veloce, forse non tanto veloce in America, ma qui a Firenze è veloce. Senta, in attesa di vincere un trofeo, questo è il momento più bello da quando è a Firenze, Presidente? Sì, credo di sì, no? Ma tu fai sempre domande che vuoi che ti dica, se deve vincere qualcosa, speriamo. Ah bravo, sì, ma questo l'ho detto, no? Speriamo che si vince qualcosa. Tu lo sai, forse non lo ricordi tu perché sei troppo giovane, tu lo sai che l'anno passato abbiamo fatto due finali. So. E che cosa ha detto Mourinho oggi? Siamo al quindicesimo posto, perlomeno abbiamo fatto due finali. Una l'hanno vinta e l'altra l'hanno persa, noi abbiamo perso tutti e due. Frosinone, cosa lascia la partita di Frosinone? Queste cose succedono, no? Abbiamo sbagliati. Io e Alessandro Ferrari abbiamo detto forse c'era 4 gol, abbiamo sbagliato e non siamo riusciti a portare a casa un 3 punti. Presidente, oggi il ministro Abodi ha detto che c'è bisogno, no, di una figura all'interno del governo che si occupi solo degli stadi per abbattere i tempi della burocrazia. Immagino sì. Lei sia d'accordo con questo. Sì, sì, assolutamente. Guarda, io parlerò su questo, no? Quando c'è il tempo, perché qualcosa si deve fare, non solo per la Fiorentina, ma per tutti. Okay? Siamo in ritardo, ritardo, ritardo. L'ho detto più volte che sono stato fuori dall'Italia, ogni stadio dove va è bellissimo. Come mai? Che c'è di malattia qui a Firenze che cosa non si fanno bene? La pittura è bella, giusto? Guardate, siete belli, i fiorentini. E perché noi stai? E questo è un esempio di quello che si può fare. Se ci danno la libertà di andare avanti, spendere i soldi, come è stato fatto qui, e portare avanti a Firenze una cosa di bello, no? Presidente, se ci fosse un cambio di passo a proposito di quello che ha detto il ministro Abodi, lei riprenderebbe in considerazione l'ipotesi di fare uno stadio qui a Firenze, indipendentemente da tutto quello che si è detto, le polemiche? Io non ti vedo chi parla, chi fa la domanda, ok? Sono bello, eccomi qua. Sei bello. La risposta non la do perché non mi voglio intrappolare una cosa che non posso fare la promessa, ok? So, si vedrà nel futuro quello che potrò fare io, perché quando abbiamo cominciato con questo centro sportivo volevamo fare e spendere molto di più dei della Valli, che era a Campi Bisenzio a quei tempi, però il doppio si arrivava a 50-60, abbiamo cominciato con 50-60, ora siamo oltre i 112 milioni che abbiamo speso finora. So, i soldi sono finiti ora, capisci? Pure che mi dico che ho soldi, sono finiti i soldi. Presidente, che ci dice del rinnovo di Nico Gonzalez, se è contento, insomma. E poi un pensiero anche per Dodò e Biraghi, si sono infortunati. Sì, poveretti, Dodò è il ragazzo che mi ha apprezzato di più in questi due anni, okay? Non c'è nessuno vicino a Dodò. E quando mi vede vuole essere abbracciato, io lo faccio sempre. È un ragazzo che ci ha
molto tenerezza, no? E speriamo che ce la farà al più presto, perché vogliamo che lui ritorni in campo nei prossimi 5-6 mesi. Sul fatto di Biraghi, devo la verità, la situazione la conosco molto male. Domani la conosco e vediamo se può giocare o no. E su Nico? Sul Nico, che devo dire? Ha fatto un gol ieri. Andiamo avanti, grazie.